Sono immagini piene di dolore, di crudeltà umana che non va dimenticata. La Shoah, il tormento, lo sterminio del popolo ebraico, le leggi razziali, le persecuzioni. La Repubblica Italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, come il giorno della memoria. Sono poco più di una decina i sopravvissuti italiani scampati ai campi di concentramento. Sono quelli che hanno subito la deportazione, gli orrori della prigionia e che, nonostante gli anni, hanno sempre raccontato alle nuove generazioni la verità. Un esempio è la senatrice Liliana Segre. Anche quest'anno la Regione Toscana racconterà attraverso iniziative quella che è stata la nostra storia, proprio perché non accada mai più. A causa della pandemia alcuni appuntamenti si svolgeranno in streaming, ma coinvolgeranno come sempre tutto il territorio regionale. Quest'anno facciamo il teatro virtuale, non è la stessa cosa, però cerchiamo di farla assomigliare, diciamo. E verrà un filmato che ricostruisce le parti più importanti dei treni, dove i ragazzi salgono, studiano anche in treno, perché il treno, i vari scompartimenti, nonostante quello che dice qualcuno, sono seminari veri e propri, incontri con le categorie, con i partigiani, con Roma e Sint, con gli ebrei, e quindi imparano al ritorno, perché partono sorridendo, tornano, non dico piangendo, ma certo, non sorridendo, di nuovo discutono anche con i testimoni. Ormai purtroppo sono pochi, quindi vi potete immaginare l'afflusso che c'è verso i singoli testimoni. Tutto questo, se uno non lo ricorda, non ha una visione del mondo normale, non voglio dire neanche particolarmente particolare, appunto. Quindi il dovere del ricordo, dello studio. Noi quando andiamo in treno, purtroppo quest'anno in treno non andiamo, diciamo sempre scienza e coscienza. I ragazzi, gli insegnanti si devono preparare molto, studiare mesi per capire cosa è successo. Basta, no. Ci vuole la coscienza, cioè anche l'emotività aiuta. Le due cose fatte solo separatamente non funzionano.